questo non è un libro a rebus, non è un libro, non è un romanzo a enigmi, non è un romanzo elitario, non parla nessun lessico familiare a una famiglia, a un gruppo, a una elite. Questo è un romanzo universale, anche proprio come costrutto, e purtroppo ha lo smacco di essere stato scritto in italiano e quindi resterà inedito per tanti anni dopo che è stato pubblicato. Bisognerebbe cercare di far capire ai recensori di non raccontare né i nomi e la storia, perché non è quello il libro, non è un riassumibile come si fa normalmente, no? Io non ho mai parlato delle trame recensendo un libro, e io quando ho recensito libri, dalla Minullara, ho fatto vendere centinaia di migliaia di copie. Ah, un'altra cosa, io sono stato tradotto anche in catalano e anche da un altro editore, adesso non mi ricordo, in castigliano, ne hanno tradotti 4-5. Vita standard di un editore provvisorio di Collant, hanno fatto tradurre a un esperto di telai. Giuro. Perché pensavano che fosse un libro su come fare le mantiglie. Ma è vero, perché mi arrivavano delle questioni proprio di tipo, ma il figlio è in te, diceva, cazzo, cioè chi è questo qua? No, ma giuro, era così. Quindi figurati che cosa ha capito del libro. Ha creato un romanzo, ma altro che Don Chisciotte. Cioè veramente un romanzo dove c'è dentro tutto Borges. Non so, quelli che facevano proprio il telaio, no? Che lavoravano e facevano questa pannocchietta, c'è dentro tutto, ma non c'è Busi, cioè secondo me mi ha persino superato in certi aspetti, ma involontariamente, tanto è vero che mi piacerebbe prendere quell'opera, tradurla in italiano e metterci in mezzo, perché adesso una roba alla quale mente umana da sola non c'è niente. Nessuno è un genio, nasce maestro. Io mi ricordo quando tradussi I sette poveracci di Sydney della Christina Stead, una roba, il suo primo romanzo ambientato nell'operaismo di fine secolo 800-900 in Australia, con degli slang locali che dovevi andare, che avevano parlato soltanto in quella baia lì. Io non mi sono mica dato pace, sono andato fino a che ho trovato una signora a Firenze australiana perché mi spiegasse tre frasi. Non ho mai raffazzonato il testo. E così la stessa cosa ho fatto anche con l'ultima pagina dei Dolori del giovane Werther, perché secondo me non aveva senso quel costrutto sintattico in tedesco. Sono andato da professori, mi ricordo a Padova, no, professore di madrelingua tedesca, dove non ci sono arrivato io, non ci sono arrivate neanche loro. Chissà se un giorno riuscirò anch'io a sentirmi donna. Ci sarebbe tanto. Ho fatto anche a farmi la masturbazione femminile, ma non. Io picchio con sto dito come un. Ma non c'è. Vabbè, c'è. Vabbè, no, perché mi sto allenando per la fiera del libro di Milano. Certo. Questa è la parola di benvenuto alle stanze. Cioè lo scrittore deve essere generoso, deve dare qualcosa di sé, avere il senso del ridicolo, rischiare anche di essere deriso. Okay. Ma perché noi siamo, io, perché noi, sai, questo maestà, sono veramente troppo generoso. E bisogna dare qualcosa, che la gente abbia una reazione, qualsivoglia. È bello incontrarvi per la delusione che non lascio, perché da vivo sono ancora meglio. Scoppiettante, vivo, perché sto molto da solo, e perché quando non sono da solo mi piace molto. Io sono uno caloroso, però non posso permettermelo troppo, perché poi penso anche di stufarmi un po'. Non dico proprio dosi piccole, ma quella dose media di Busi, una volta ogni 15 giorni proprio.